sono 1000 posti, stanno arrivando in maniera scaglionata proprio per evitare calche, anche per fare in modo che i volontari possano servirli nel miglior modo possibile. E come vedete i flussi sono continui. Visto che abbiamo avuto un'adesione veramente bella sia di volontari ma di aziende che ci hanno portato merce, servizi, abbiamo deciso già nel gennaio 2018, quindi appena parte il nuovo anno, di incontrarci e definire per bene un calendario di iniziative di questa natura, in modo da dare comunque anche sollievo non solo alle persone ma anche a quelli che ogni giorno permettono che queste persone che non hanno dimora, che non hanno possibilità, possano mangiare. Siamo totalmente cambiato la regione Campania. Adesso... Allora, a parte il fatto che ovviamente tutte le persone che sono qui sono tutte di Salerno. Noi Salerno abbiamo le luci, voi non avete pagato neanche le bollette. E quindi, chiaramente, ma non vi preoccupate. Adesso, se è rimasto qualche serie di lampadine e qualche pisatino, ve li do. Tra l'altro, voglio dire una promessa, dopo la mostra, il prossimo anno questo pranzo lo facciamo sul lungomare di Berlo. Mettiamo un tavolo lungo e lo lasciamo tutti quanti là. Abbiamo contribuito con la gran parte dei generi alimentari, tutto quello che la Presidente ci ha chiesto, abbiamo cercato, anche se in poco tempo, di procurarlo e farlo arrivare. Siamo stati molto felici di accettare questa cosa, l'entusiasmo che ci ha trasmesso la Presidente della Fiera è stato veramente grande e devo dire che sono molto emozionato perché vedere qui tutto questo realizzato è veramente bello. La mostra e l'amministrazione comunale sono riusciti a mettere in campo un'iniziativa così importante grazie alla partecipazione di tante aziende che generosamente e con vero spirito di solidarietà hanno voluto contribuire e consentire una giornata come questa. E tanti volontari della Croce Rossa, delle ACLI, consiglieri anche comunali che silenziosamente hanno voluto donare il loro tempo perché credono che momenti autentici come questi siano veramente lo spirito del Natale.